greci la chiamavano la terra fra i due fiumi, Mesopotamia, l'attuale Iraq. È qui, tra il Tigri e l'Eufrate, che nascono e si sviluppano le prime grandi civiltà della storia. I Sumeri, che edificarono le prime città, grandi e organizzate, come l'antichissima Ur. Intorno al 2350 a.C., il dominio sumero fu interrotto dall'invasione di un popolo di stirpe semitica. Gli Accadi, questo il loro nome, derivato dalla capitale del loro regno, Accad, unificarono la regione, imponendo la stessa lingua, la stessa unità di misura e gli stessi sistemi di calcolo. I Sumeri, però, riuscirono a riprendere il controllo circa due secoli più tardi, sotto il governo della potente città di Ur, costituendo una civiltà molto avanzata, con sistemi di comunicazione e un'efficiente burocrazia statale. Approfittò delle ricchezze di Ur e della fertilità della regione il popolo nomade degli Amorrei. Questi, vinti i Sumeri, si organizzarono in vari regni indipendenti in tutta la Mesopotamia. Fra questi il più prospero fu il regno di Babilonia, città che sorgeva lungo le sponde dell'Eufrate. Quando nel 1792 a.C. salì sul trono il re Hammurabi, il regno di Babilonia riunificò tutta la Mesopotamia meridionale. Hammurabi dimostrò di essere un abile e saggio governante. Stabilì un codice di leggi scritte che garantissero giustizia e ordine, e questo agevolò il fiorire della civiltà babilonese. Poi gli Assiri, un popolo forte e bellicoso che creò un vero e proprio impero, il più grande della loro epoca. Gli Assiri erano, da secoli stanziati lungo il Tigri, al confine con la Mesopotamia. Gli Assiri disponevano di un esercito organizzato e tecnicamente avanzato, con cui furono capaci di spingersi fino in Egitto. Non riuscirono però a controllare a lungo la vastità del loro impero e furono sconfitti dai babilonesi, che ripresero così il potere. Circa 3.000 anni prima della nascita di Cristo, intanto, lungo le rive del Nilo, gli antichi egizi cominciavano a costruire città, edificare templi e palazzi così imponenti, così perfetti, da sfidare le sabbie e il tempo. E vincere la sfida.